Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Sogno, regole, vita. Siamo all'ultimo importante momento del nostro Festival Francescano qui in Piazza Maggiore e direi che finiamo con un incontro di importanza fondamentale, perché se scarto l'altro, il sogno diventa incubo. Se le regole di qualsiasi tipo non impediscono di scartare l'altro, sono regole da giungla. Se la vita sociale e personale permette di scartare l'altro, allora non è vita, ma morte. Morte dell'altro, ma anche morte di noi stessi. Di questa tematica fondamentale nell'economia del nostro festival ci parleranno due specialisti, lo psichiatra Vittorio Lingiardi e il direttore dell'Opera San Francesco per i Poveri, Fra Marcello Longhi. Modererà l'incontro Bruno Ruffolo e vi ricordo che tutti i nostri eventi del Festival Francescano sono gratuiti, però ecco, hanno bisogno del sostegno di tutti, quindi se a qualcuno venisse la tentazione di una donazione piccola o grande per fare continuare la vita dei festival, all'InfoPoint troverà modo di venirci incontro e vi ringraziamo. La parola dunque ora al moderatore Bruno Ruffolo. Buon ascolto. Buon pomeriggio a tutti. In questa prima giornata forse in cui si sente un cambiamento di stagione, ma il titolo è Se scarto l'altro. È chiaro che oggi, con l'attualità che abbiamo, scartare l'altro a me fa subito venire in mente ovviamente la questione dei migranti. Chi ha assistito al dibattito precedente ha visto che la questione migranti è stata toccata molte volte nel corso del dibattito dal presidente Prodi, dal sindaco Lepore, dalla moderatrice Pini, chiaramente in termini politici. Noi oggi forse partiamo da un altro tipo di discussione. La discussione è quella che riguarda un po' la cultura, perché ci sono in giro due film, in realtà il primo, Io Capitano, è già nelle sale, spero che molti di voi l'abbiate visto o comunque abbiate visto il trailer che parla a fondo del viaggio dei migranti, e poi ce n'è un altro, Green Border di Agnieszka Holland, che entrambi sono stati premiati a Venezia. Lo vedremo tra qualche mese in Italia. E come sapete, Vittorio Lingiardi, che intanto ha scritto questo libro sul sogno che vi consiglio caldamente perché è un l'ombelico del sogno, perché oltre a raccontare le varie teorie sull'interpretazione del sogno, fa tanti riferimenti all'arte, al teatro, alla letteratura e tantissimi al cinema. Come probabilmente sapete, Vittorio Lingiardi ha una rubrica che parla di cinema sul Venerdì di Repubblica, quindi chiedo a lui, che so che ha visto entrambi i film, sia Io Capitano che Green Border, quanto questi due film poi rispecchino l'attualità di questo grande tema dell'immigrazione e che cosa ne pensi di questi due film. Grazie Bruno Ruffolo e un saluto a tutte e a tutti e un abbraccio agli amici francescani per questa ospitalità. Io penso che questi due film che ho avuto modo di vedere alla Biennale di Venezia, e uno è già nelle sale, l'altro lo sarà, spero presto, abbiano un'interessante e un'importante dimensione complementare, perché trattano entrambi del tema delle migrazioni, che è un tema
dove fortemente, anche se non in modo univoco, compare il tema dell'altro scartato, dell'altro come scarto. Lo scarto è qualcosa che riteniamo non utile, non adatto, eliminabile, e purtroppo vediamo che molto spesso le persone diventano oggetti da scartare, attraverso poi anche un processo psicologico che sarà interessante magari velocemente riprendere tra poco. Ma tornando a questi due film, il film di Matteo Garrone è un film che affronta l'argomento senza rinunciare alla potenza che produce empatia e produce indignazione, ma muovendosi soprattutto su un terreno che direi è quello del sogno. E quindi copre una parte del titolo di questo festival, che vi ricordo si chiama Sogno regola vita. Quindi la dimensione sognante, che è anche quella che ci offre la possibilità di promuovere una speranza. Il sogno è anche non soltanto l'oggetto notturno che può essere un incubo e che è una dimensione molto privata dell'esperienza, molto segreta, molto univoca, ma anche il sogno è una parola politica che tiene insieme una comunità in una visione che spesso è anche in parte utopistica, però ha una sua dolcezza e ha una sua condivisibilità. Inutile ricordare l'I Have a Dream di Martin Luther King, di cui peraltro abbiamo celebrato i 60 anni, mi sembra proprio il 28 agosto di quest'anno, e per esempio la presenza quasi costante nei discorsi di Papa Bergoglio dell'importanza di avere una mente capace di sognare collettivamente, di avere una visione. Bergoglio dice: il sogno amplia la visione, non abbiate paura di sognare, allarga la visione. Ecco, io ho trovato questa dimensione sognante nel film di Garrone. Ma l'altra parola di questo festival è la regola, e la regola implica in qualche modo un passaggio dal sogno anche all'azione, all'intervento, alla mobilitazione emotiva naturalmente, però anche diciamo organizzata in azioni. Peraltro questo lo dirà molto meglio di me frate Marcello, è una parola fondamentale per la comunità francescana e nella storia, proprio nella biografia di San Francesco. Ecco, l'altro film, quello del regista polacca Agnieszka Holland, intreccia diverse storie di migrazione in un altro confine, non il confine diciamo tra il continente africano, il Mediterraneo e l'Italia, come fa il film di Garrone, ma al confine tra la Polonia e la Bielorussia, dove arrivano percorsi di migrazione. C'è una famiglia siriana, c'è una donna, una professoressa di inglese afghana, che in modo più o meno rocambolesco arrivano al confine tra Polonia e Bielorussia. Ci sono degli accordi, c'è un fratello in Svezia che deve aiutare questa famiglia siriana a superare i confini, che naturalmente hanno pagato dei soldi per poter affrontare questo viaggio, ma si scopre che a quel confine si combatte una guerra politica, non una guerra con le armi, anzi una guerra in cui le armi sono le persone, perché la Bielorussia, in funzione antieuropea, fa transitare in Polonia i migranti, e i polacchi, che considerano questi migranti come armi improprie che usa la Bielorussia per combattere la comunità europea e mettere in difficoltà il paese della Polonia, li rimanda indietro. Quindi su questo confine c'è un continuo scambio che non possiamo pensare riguardi persone, sembra uno scambio di oggetti, ma invece, quindi di scarti, ma invece sono proprio persone. E insieme a queste storie di migrazione
c'è una storia anche di volontariato, di persone che aiutano i migranti al confine, che vivono situazioni atroci nella foresta, in questo confine verde, in questa foresta, al confine tra i due paesi, di malattia, di fame, di sete, di pericoli legati anche all'area selvatica dal punto di vista appunto della foresta. E poi racconta la storia di un militare polacco che piano piano prende coscienza di quello che sta facendo e di quello che succede anche sul piano psicologico a chi ha il compito di respingere i migranti. Ecco, questo invece, questo film sembra parlare più delle regole, cioè delle regole che governano le convivenze, che governano i rapporti tra gli stati e governano l'organizzazione umanitaria e politica e l'attenzione ai diritti. E quindi li trovo molto indicati entrambi per tenere insieme le due anime di questo festival e del suo titolo. Fra Marcello, tu hai visto invece Io Capitano e ci ritrovi la parola essenziale di questo festival, la parola sogno nel film? Tantissimo. Da quella scena in cui il protagonista accarezza quella signora prostrata nella sabbia e la signora vola sopra di lui e lui la accompagna come un palloncino. È una bellissima intuizione del permanere dell'umanità al di là della stessa morte, insomma, piuttosto che il sogno realizzato di poter dire alla mamma, a sua madre, che era ancora vivo e allora ricorrendo alla magia, vabbè, così come era nella sua cultura, allora c'è un angelo, no, che va dalla mamma e gli sussurra: guarda che è ancora viva. La mamma sorride, no, nel sonno, e lui la chiama, ma la regola stipulata col mediatore è che lui non avrebbe potuto parlare a sua mamma, e lui la chiama, la mamma non lo sente, però il sogno di poter dire a sua madre sono ancora vivo si realizza. Così come credo bellissime le ultime scene del film, quando il protagonista si autoproclama "io sono il capitano" e sogna per sé un ruolo di accompagnamento, un ruolo di guida, un ruolo di una paternità. Mi sembra di cogliere in questo giovanissimo profugo che è diventato papà nel giro di qualche notte, no? Padre di queste persone che si è trovato a condurre. Bellissimo quando lui a un certo punto si fa prendere dallo scrupolo e dice: io non posso pilotare questa nave perché non sono capace, non l'ho mai fatto, poi ci sono delle donne e dei bambini, io sono responsabile di queste persone, non lo voglio fare. E il trafficante, che in malissimi modi, gli dice: cacchi tuoi, adesso tu lo fai, no? Quindi il sogno di una conformazione umana, delle relazioni umane che mantengano, oso dire, l'amore e la responsabilità affettuosa l'uno verso l'altro attraversa tutto il film, no? Per finire, nel momento in cui arriva l'elicottero della Guardia Costiera, lui si mette a urlare: io capitano, io capitano. E io, quando ho visto il film, mi sono detto: taci che t'arrestano. E infatti ho letto che la storia vera a cui si ispira il film è proprio di uno che è stato poi arrestato come scafista. Quindi il film Io Capitano è un meraviglioso sogno che racconta della realtà nei suoi aspetti anche tragici e che ti prendono allo stomaco, ma che, ecco, mi è piaciuto tantissimo perché sembra sorgere o risorgere da una realtà martoriata per dire che è possibile un altro mondo, è possibile un'altra accoglienza, è possibile un'altra visione delle relazioni, è possibile un'altra responsabilità tra di noi, e per questo andrò a rivederlo sicuramente. Lingiardi, qui in primo piano poi c'è il tema della convivenza con l'altro. A proposito delle parole chiave di questo festival, quali sono le regole di questa convivenza cosiddetta convivenza sociale, cioè in realtà una società più inclusiva, e come noi attraverso la nostra psiche possiamo
in qualche modo fare esercizio di convivenza, probabilmente prima con noi e quindi poi con l'altro. Come ci possiamo muovere in questo difficile ambito, noi e gli altri? Ecco, io penso che il tema della convivenza, appunto come suggerivi anche tu, non può mai essere separato dalle sue componenti. Le componenti della convivenza, uno pensa alla convivenza e immediatamente gli viene in mente o la convivenza tra due persone, la coppia, due persone che vivono insieme, una famiglia, oppure pensa alla convivenza in termini più ampi, in termini sociali. Però c'è un livello di convivenza da cui partire che è la convivenza con se stessi, la convivenza interiore. E tutti noi, per come siamo fatti, per come siamo strutturati anche nel nostro funzionamento mentale, spesso vogliamo cose diverse, siamo in tensione tra desideri, spinte opposte. Anche, devo dire, il tema della migrazione mette molto in risalto questo aspetto della convivenza interiore, in realtà, come se ci fosse una parte di noi che dove prevale il segno della generosità, dell'accoglienza, dell'inclusione, ma non possiamo edulcorare questo grande tema del contemporaneo eliminando completamente gli aspetti invece difficili, complessi, anche sgradevoli che il tema dell'accoglienza, il tema della relazione con l'altro pone. La relazione con l'altro non è mai un giardino di rose. La relazione con l'altro è un tema di complessità, di conflitto, di rivalità, di paura. E quindi queste due parti abitano tutti noi. Poi ci sono persone, diciamo, più educate, più articolate psichicamente, più avvezze al dialogo interiore, che sanno integrare questi elementi con delle soluzioni relazionali, psicologiche più adulte, più mature e in definitiva anche più generose. Altri invece che sono più prigionieri di una paura o di un'ignoranza, e allora prevale il tema dell'espulsione rispetto a quello dell'inclusione. E quindi la prima convivenza è dentro di noi, una necessità di armonizzare il dialogo complesso tra parti di noi che vogliono cose diverse. A questo punto io credo che sia necessario un lavoro formativo, educativo, dialettico nei principali presidi di costruzione della comunità, che sono le scuole, che sono le famiglie, le università, le strade, i contesti dove ci si incontra, anche i festival, anche se purtroppo è inevitabile che sia così. Il limite di molti contesti come questo è che siamo già d'accordo in qualche modo, no? È importante riuscire a parlare con chi non vuole essere qui, mi verrebbe da dire. Ecco, questo è un lavoro di convivenza che passa dall'io al tu al noi. Un grosso luogo della convivenza collettiva è la vita anche online, e l'aggressività, e il rifiuto, e la violenza che contiene. E quindi anche su quel piano è importante un'educazione, una consapevolezza. Perché poi quel noi, cioè quel livello collettivo di convivenza, torna a diventare una convivenza con sé. Il modo in cui interiorizziamo il clima sociale, il clima culturale, influenza le nostre declinazioni emotive, affettive, anche caratteriali. E quindi è in questa circolarità che secondo me può avvenire da qualche parte, anche un po' miracolosamente, un cambiamento che può, mentre incide sull'esterno, incide sull'interno. Ed è per questo che, e concludo, trovo molto bella la parola sogno, perché la parola sogno tiene insieme il mondo interno e il mondo esterno, nelle due accezioni che abbiamo visto. Fra Marcello, regola vita sta nel titolo di queste giornate di incontri. La regola francescana indica un ideale di fratellanza all'insegna del Vangelo. Come si fa ad inserire questo ideale, poi questa regola, poi nella vita di tutti i giorni, nel concreto? Tu lo fai sicuramente
e poi ne parleremo diffusamente, ma come possiamo noi affrontare questi due difficili temi, la regola e la vita concreta? Ma intanto da francescano devo ricordare che la regola per Francesco è costata sangue, sofferenza e lacrime, perché Francesco si chiedeva: ma perché devo dare una regola quando basta il Vangelo? Perché dare una regola quando dovrebbe bastare l'amore? Quando le ragioni dell'amore dovrebbero bastare ad essere l'unica regola? E allora Francesco, lo sappiamo, chi di noi è francescano lo sa, ha proprio penato quando i frati gli hanno chiesto la regola. E lui, che in un primo tempo ne ha composta una bellissima, piena di sogni, la regola non bollata, ampia, piena di brani di Vangelo, piena di davvero di sogni, lì Francesco sogna. E poi i frati saggi, sapienti, un po' giuristi, gli hanno detto: no Francesco, devi ridurre questo sogno a qualcosa di praticabile. E allora è venuta fuori la regola bollata, più stretta, più mi viene da dire più ossuta, più essenziale. Ma pure Francesco ha amato anche questa regola, no? Ed è quella che lui ha benedetto e ha proposto ai suoi frati. Allora, la regola entra nella vita quando ci ricordiamo che l'origine della regola è l'amore, l'amore assoluto, l'amore che non ha confini, l'amore che paradossalmente non ha regole, perché non conosce limiti, perché non conosce calcoli di guadagno, di costo, di limitazione. Mi viene da dire che in un'esperienza umana d'amore grande si arriva al punto in cui l'amante dice: preferisco morire io che muoia tu, gioisco della tua vita e sono pronto a dare la mia per te. Se dovessi scegliere, vivo io o vivo te, viva te. Ecco, questa coscienza dovrebbe stare all'origine dell'accettazione e della professione di ogni piccola regola, dal fatto che mi fermo al semaforo rosso perché metto a rischio la vita degli altri, poi mi incacchio quando passa il ciclista, perché lui è un ciclista, lui passa fuori, vai. Dal fermarti al semaforo rosso, dall'essere presente la mattina quando nella mia comunità c'è la preghiera comunitaria, perché se tu sei presente sostieni i frati che vengono a pregare con te, gli fai capire che gli vuoi bene nel Signore, allora osservi la regola della preghiera comune, piuttosto che la regola della povertà, ti ricordi che non hai diritto di sottrarre risorse accumulate in modo esagerato a chi non ha neanche l'acqua da bere sulla barca del film Mio Capitano. Ecco, la regola entra nella vita quando noi ci ricordiamo che la regola è un metodo per vivere quell'amore immenso di cui tu forse non sei capace, ma aiutato da quella regola ci riesci. E impari un metodo, impari un modo, impari una progressione. Tutte le volte che noi contraddiciamo una buona regola, noi neghiamo quell'amore che sta a monte, e dovremmo averne coscienza in questo. Anche sulle piccole regole stupide, accettare di fare la fila da salumiere, prendere il numerino, le regole normali o sono espressioni di un amore ridotto ma praticabile, oppure vengono vissute come catene insopportabili, ma vuol dire che tu l'amore te lo sei perso. Pingiardi, oggi si parla molto di regole, se ne è parlato anche prima nel dibattito, i 5.000 euro che si chiedono al migrante per evitare la permanenza nei centri di permanenza per migranti, le regole per gli studenti, il ritorno del 6 in condotta. Sembra quasi che oggi ci sia quasi un'alternativa secca tra accogliere e punire. Ma è così? Le alternative secche sono sempre dei grandi limiti, perché, come spiegavamo anche prima, il buon funzionamento dell'individuo e quindi della comunità è integrativo, non è scissionale. E quindi non c'è regola senza amore che la promuove, e non c'è
amore che non abbia bisogno di una regola per poter essere veicolato, trasmesso, realizzato, oserei dire. Adesso passo da una competenza all'altra, ma nel mio lavoro, che è il lavoro di psichiatra, il lavoro di psicoterapeuta, la dimensione relazionale, la dimensione dell'identificazione reciproca, dell'ascolto, dell'empatia è fondamentale. Ma se non c'è il setting, noi lo chiamiamo il setting, cioè il perimetro che attraverso orari, regole che governano il rapporto con il tuo paziente, che non è amicizia, no, è una relazione professionale molto speciale, perché contiene la vicinanza, l'intimità. Ecco, le cose funzionano quando delle parti altrimenti separate vengono messe in dialogo e integrate. Peraltro non ha senso fare una politica anche scolastica, non solo per quanto riguarda le migrazioni, esclusivamente punitiva, perché significa dimenticare la dimensione del sogno e credere che la regola sia la punizione. La regola ha una valenza formativa, trasformativa, non è qualche cosa che si abbatte sull'altro come una mannaia senza che l'altro lo possa capire. Deve essere una cosa funzionale. Deve promuovere una crescita, un'educazione, una trasformazione di entrambi, sia di chi pone la regola e sia di chi rispetta la regola, perché alla fine una vera regola coinvolge entrambe le parti, non è mai qualcosa che si impone, è qualcosa che si condivide. E anche il tema del se è in condotta o della sospensione, io capisco che sia necessario regolamentare i rapporti anche nel contesto scolastico, ma non dalla prospettiva punitiva, sempre da una prospettiva educativa, trasformativa e condivisa. Fra Marcello, un'esperienza concreta di accoglienza è quella che tu, insieme a tanti altri, tanti volontari, fai ogni giorno a Milano. La mensa per i poveri, che è aperta, se non sbaglio, a pranzo e a cena, 6 giorni su 7, circa 1600 pasti al... 2300 al giorno. 2300 al giorno. Ovviamente nella situazione attuale di difficoltà di tante famiglie, l'inflazione, la povertà, credo che il numero sia aumentato. Certo non è un caso che questa struttura si trova in Corso Concordia, eh? No, non è un caso. Non è un caso perché c'è una lunga storia che risale addirittura agli anni 70, di un illuminato frate ingegnere che era riuscito a mettere d'accordo i commercianti, i vicini di casa, noi, un hotel a 5 stelle plus con cui abbiamo ottimi rapporti, che è proprio di fianco a noi, per cui c'è il ristorante dei poveri e poi c'è il ristorante dei ricchissimi, che non si odiano. Questa è una profezia. Ecco, questa visione di questo frate, padre Maurizio, aveva generato il documento della Concordia, che era un documento dove era contenuto quello che poi è stato realizzato adesso per la sistemazione dell'area davanti a noi. Quindi noi viviamo, domani mattina io incontrerò nel mio convento i rappresentanti dei vicini, i condomini, i rappresentanti dei commercianti, l'hotel, per trovare insieme una via per vivere l'arrivo temuto di queste masse di immigrati. Ci troveremo a dialogare, perché solo una regola condivisa, solo degli obiettivi concordati possono permetterci di offrire un'accoglienza regolata da semplice buonsenso. E però lasciatemi anche dire che dietro il buonsenso c'è un senso di umanità, di compassione, c'è un senso di comune appartenenza a un destino umano che non può vedere l'altro come uno scarto annunciato. Nella nostra mensa c'è il mondo, però in valore assoluto il 14% attualmente dei nostri frequentanti sono peruviani. Anche di questa tra virgolette
affluenza del mondo del Perù, di cui nessuno parla, noi la vediamo, ma il 13% dei presenti sono italiani, italianissimi. E lì trovate il barbone per vocazione, non faccio un nome, ma ne abbiamo uno che è un poeta, morirà per strada, ma lui non ne vuol sapere né di dormitori né di niente, però trovi anche il pensionato pieno di dignità, che magari c'è il tavolo dei pensionati italiani, due tavoli, e trovi il papà divorziato male, trovi il malato psichiatrico, trovi anche quello che beve, trovi il tossicodipendente. La mensa è il luogo in cui noi cominciamo a dire a chi viene: la nostra regola è accoglierti in modo dignitoso. Dopodiché tu non porti il vino e non lo tiri fuori. Ci sono delle regole che funzionano e devono esserci. Tu non aggredisci volontari, tu non metti le mani addosso a una donna, tu ad alcune cose devi capire il loro valore, le devi fare. E se non le fai, intervengo. La cosa più brutta che mi tocca fare è anche a volte prendere uno per la collottola e accompagnarlo fuori, togliergli la testa per una settimana, ma è giusto. Però l'obiettivo non è io ti legno perché godo nel menarti e nel farti sentire... Vabbè. L'obiettivo è devi capire che quella roba lì non è buona né per te né per noi, quindi non la devi fare. Questa è un'avventura struggente, mi viene da dire così, struggente, perché a volte ti scontri anche con la fatica, a volte ti scontri... Poi sapete, quando uno, per dire, tu rimproveri un extracomunitario, lui rimane un po' lì, poi capisce che però è in debolezza e va. Tu rimproveri un italiano, te ne dice di tutti i colori. Tira in ballo tutti i tuoi parenti, tutte le tue sorelle possibili e immaginabili. E alla fine è quasi più difficile dialogare con un italiano che è in situazione di fragilità, di povertà, di degrado, che non con un extracomunitario. Comunque occorre ricordarci che l'obiettivo di ogni regola, di ogni intervento, addirittura anche di richiamo forte, deve nascere dal sogno che tu possa capire, che tu possa accorgerti che quello che vai facendo fa male a te e fa male a noi. Io spero di riuscire a convincere diversi dei nostri ospiti che vanno a fare la pipì e la cacca in giro per i quartieri a non farlo, perché non va bene per te, perché non è dignitoso, vieni ai nostri bagni. Ci vorrebbero i bagni del comune, che non esistono, perché bagni pubblici non ce n'è nelle nostre città. Non fa bene a te, non fa bene a noi, perché crea conflitti, perché ci fa fare fatica nel volerti bene. Ecco, io sogno che questa accoglienza regolata, che ha nel dialogo anche faticoso, che può prevedere momenti forti, però continui ad avere il sogno che alla fine ci possiamo capire, possiamo concordare su un bene condiviso. Io ci credo in questo, ci credo, e i tanti volontari, tantissimi volontari che permettono a Opera San Francesco di stare in piedi sono, come dire, l'atto umano che dice io ci credo in questa possibilità di una relazione pacifica, concordata. Io ci credo nella possibilità di educarci a stare insieme in pace. Il volontariato, da questo punto di vista, non sta a me dirlo, ma trovo sì un atto politico molto violento, molto duro, molto forte, di chi dice non aspetto che vengano fatte leggi, lo faccio io e lo faccio subito. Ho letto in un'intervista che lei poi ha un altro sogno, sempre nella seconda accezione che dicevamo prima, ossia quello di una visione, quella di aiutare tanta gente che viene da voi e che ne avrebbe le possibilità in qualche modo a rialzarsi, a ripartire. Se no, per cosa lo facciamo? Cioè, non ha nessun senso mettere a tavola 2300 persone se poi non riesci a dire a quei 5, a quei 10, a quei 20 che hanno ancora risorse e voglia di tirarsi su, che magari potrebbero essere aiutati da un buon psichiatra a ritrovare la forza dentro di sé, digli tu ce la puoi fare e offrigli un percorso di riscatto, di rinascita. Non siamo i primi, a Milano la Ronda della Carità, la Carità, sono in tanti a farlo, ma l'obiettivo di questa accoglienza, noi cattolici siamo adesso accusati di essere buonisti idioti, l'obiettivo non è aumentare i numeri di chi viene in mensa, l'obiettivo è tirarne via il più possibile dalla strada e offrirgli percorsi di rinascita, che però coinvolgono il datore di lavoro che si fida ad assumerlo.
coinvolgono il terapeuta che si fida da prenderlo in terapia facendogli pagare niente, perché non ce li ha 100 euro da pagare, scusami Vittorio. Ecco, questo vuol dire disegnare percorsi di rinascita, e vi assicuro che seguire queste persone nei loro passi faticosi ti dà una gioia infinita. Lingiardi, sempre nella accezione che dicevamo del sogno come visione, tu hai citato Martin Luther King, sono passati 60 anni e ne parli anche nel tuo libro. Oggi vedi qualcuno che porta avanti una visione, un sogno, nell'accezione che abbiamo detto, nell'accezione anche più positiva possibile? E l'altra persona che ho citato, che ha sicuramente questa profondità di sguardo e che ha anche la possibilità di essere ascoltato da molti, è Bergoglio. Indubbiamente l'altro riferimento al tema del sogno come visione e come spostamento in avanti di un orizzonte di speranza è stato sicuramente questo papato, è questo papato. Sono molto cambiate le condizioni generali dello sguardo di tutti noi. Mi verrebbe quasi da dire che se internet, la vita online, la riflessione, diciamo, la promozione algoritmica ha reso tutto un po' più superficiale, un po' più orizzontale, abbiamo perso la profondità anche di certe solitudini, questa orizzontalità è più superficiale che di orizzonte, manca un po' un orizzonte, lo vediamo anche nella politica, che è molto personalizzata, è molto legata a una vittoria elettorale imminente, è molto legata a piccoli spostamenti da un bacino elettorale all'altro, e io credo invece che ci sia bisogno di una politica da qualunque parte che sia capace di proporre una visione che però sia una visione che contenga quello spirito di umanità, di solidarietà e di speranza che parte da dei principi che devono governare le convivenze, non con i respingimenti e non con le espulsioni e non con le esclusioni. Ma non parlo solo dei migranti, parlo di tutti. Bisogna trovare, e credo che non sia molto presente questo contesto, che ovviamente invece per motivi diversi, sia nel dopoguerra sia negli anni 70, era più presente. Nascevano, ecco, forse l'unico luogo dove potrebbe esserci il sogno visione è quello che potrebbe e coinvolge, in effetti io lo vedo anche in università, molte persone giovani rispetto al tema della crisi climatica e del contesti ambientali. Andrebbe organizzato, ecco appunto, un sogno che avrebbe bisogno di regole per poter diventare più epidemico in senso buono. Senti, nel tuo libro racconti molto come nella Bibbia ci sia, la Bibbia parli il linguaggio dei sogni, no? Soprattutto nel Vecchio Testamento. Ci fai qualche esempio di sogni importanti che vengono trattati nella Bibbia? Giacobbe, Giuseppe, no? Beh, come tutte le grandi culture e tutte le grandi religioni, la religione ebraica e l'Antico Testamento sono dei luoghi, così come la civiltà greca, sono dei luoghi delle formazioni culturali che danno centralità all'esperienza del sogno, a maggior ragione nell'antichità, dove il sogno era qualcosa che veniva da fuori, era mandato dagli dèi o era mandato da Dio nel monoteismo e riguardava il futuro, riguardava la premonizione, la profezia.
la psicoanalisi, Freud nel 1900 col suo libro Traumdeutung, l'interpretazione dei sogni, ha proprio ribaltato questo discorso e ha detto: ma il sogno viene da dentro e riguarda il passato, la tua storia. In realtà io credo che sia importante tenere vivo questo rapporto duplice, lo dicevamo prima, del sogno. E allora prendiamo il sogno di Giacobbe, che è stato peraltro non a caso un oggetto, un soggetto nella storia dell'arte molto rappresentato. Io l'ultima scala di Giacobbe che ho visto è in un'opera meravigliosa di Anselm Kiefer, che a Palazzo Ducale a Venezia ha occupato un'intera sala e mostra proprio questo tema del sogno come, e della scala quindi, come momento di collegamento tra l'esperienza terrena e l'esperienza celeste, che è anche comunque un'esperienza di un al di là. Il sogno è sempre, io parlerò domenica prossima a Torino Spiritualità parlando proprio del sogno come dimensione che parla di un altrove che è dentro e fuori, è un'altra coscienza. Nel sogno incontriamo anche, e naturalmente non sto facendo superstizione o magia, ma sto facendo una riflessione sui nostri temi interiori, incontriamo, elaboriamo dei lutti, incontriamo persone che non ci sono più, con le quali abbiamo litigato, con le quali ritorniamo a parlare in modi misteriosi. E quindi questa dimensione, diciamo così, sconfinata del sogno è narrata molto bene. C'è un quadro nell'Antico Testamento, nel sogno di Giacobbe, c'è un quadro bellissimo di Ribeira che mostra Giacobbe che dorme. Tutta la parte inferiore del quadro è marrone, come il colore del saio, ricorda la terra, ricorda la pietra, ricorda l'esperienza dormiente dell'umano, e tutta la parte superiore del quadro invece è iridescente, è celeste e riguarda tutto il rapporto di trascendenza, anche cromatica. Ecco, il sogno di Giacobbe ha la bellezza di mettere in comunicazione due mondi. Fra Marcello, che differenza vedi tra questi sogni biblici e i sogni di San Francesco? Mi viene in mente quello celebre del palazzo pieno d'armi che San Francesco sogna, che poi è ripreso da Giotto nella Basilica di Assisi. Che differenze ci sono nel racconto dei sogni di Francesco rispetto a questi sogni biblici del Vecchio Testamento? Ma guarda, più che differenze io vedo delle coincidenze, dei parallelismi. Francesco nel sogno, per esempio, del palazzo pieno di armi, da una parte vede se stesso, non so se lo sapete, ma Francesco giovane era satanato di armi, sarebbe stato abbonato a tutte le riviste di armi che si vedono nelle edicole, no? Perché? Perché Francesco riteneva che solo la violenza usata in modo elegante, la violenza dei cavalieri, poteva cambiare la storia. Francesco non era mica scemo. Questo dramma che sempre viviamo, l'amore o la violenza cambia, guida la storia, e siamo ancora oggi qui a chiedercelo, l'amore o la violenza, la coercizione, le carceri, le espulsioni, le botte, le minacce, le armi nucleari, il terrore o un dialogo che ci faccia riscoprire che veniamo da un amore e abbiamo diritto di vivere e viviamo bene solo se viviamo amati. Quale delle due logiche? In quel sogno Francesco le vede contrapposte, contempla quei bellissimi mitragliatori, quelle bellissime missili, antimissili che erano appesi tutte le pareti, e poi si sente dire: Francesco, ma tu vuoi servire il servo o il padrone? E Francesco, orgoglioso, perché Francesco era uno che voleva vivere e voleva vivere da fino in fondo, da protagonista, umile, ultimo, ma da protagonista, cosciente di non dover buttare via neanche un secondo dalla vita, Francesco capisce che il padrone, cioè Dio, lo stava chiamando a scegliere non la forza delle armi, ma la forza dell'amore. E Francesco torna ad Assisi. Quindi anche nella vita di Francesco il sogno rappresenta un momento vocazionale. Ecco, credo che i sogni degli umani possono essere definiti così, momenti di vocazione in cui
sarà anche il nostro subconscio, sarà quello che vuoi, sarà il Signore che si può tranquillamente servire di un sogno. Pensiamo a Giuseppe, il papà putativo di Gesù, i sogni di Giuseppe meravigliosi. Ecco, il sogno ci richiama alla nostra vocazione, a ciò a cui siamo chiamati, a ciò per cui siamo stati voluti e nati, direbbe Dante, no? Siamo nati per fare esperienza di un amore che ci colmi e che si traduca in azioni, in opere, in politica, in storia, in leggi, in accordi e in possibilità di convivenza pacifica. Se non sbaglio, c'è un sogno anche alla base poi della regola francescana, perché se ricordo bene, il Papa che dà il via libera fa un sogno prima di dare il via libera e sogna San Francesco, o sbaglio? Sogna Francesco, che sorregge con le sue spalle l'edificio della chiesa che stava crollando. Quindi il Papa si è fatto un po' sotto, probabilmente il Signore gli ha detto: guarda che Francesco non è, è una benedizione per te. E quindi il Papa poi approva la regola. Però anche lì è simpatico ricordare che il Papa in un primo momento la prova a voce, dice: vabbè, ascolta, vai, provaci. In un secondo momento il Papa approva la regola sul testo scritto, che non è però, come dicevamo prima, il testo pieno di fantasie d'amore della regola non bollata, ma è un testo ossuto praticabile, il testo della regola bollata. E quindi i sogni hanno abitato la storia di Francesco, ma hanno abitato anche la coscienza del Papa. Vorrei tanto che i nostri potenti facessero più sogni. E un'ultima questione, poi ci avviamo alla conclusione. Insomma, Lingiardi, il sogno è veramente un veicolo incredibile, su ogni fronte, cioè vediamo ispirazione per la religione, per la nostra vita concreta, la visione. Insomma, cos'è il sogno? È difficile definire che cos'è il sogno. La definizione che io amo è una forma di pensiero notturno, perché il sogno, che alla fin fine, anche se coincide con delle meravigliose narrazioni, lo abbiamo visto nella Bibbia, lo abbiamo visto nella pittura, nel ciclo giottesco, lo vediamo nell'Odissea di Omero, cioè il sogno di Penelope, che è meraviglioso, incontra questo mendicante e gli dice: ho sognato che un'aquila sgozzava 10 oche bianche, che cosa vuol dire? Allora, noi siamo tutti dei narratori involontari, abitati da una vita che non conosciamo, che però è molto presente dentro di noi. Pensiamo semplicemente alla quantità di ore che passiamo dormendo, quante ore nel sonno coincidono con attività onirica, ma sappiamo anche che, nonostante tutte queste narrazioni, di cui la psicoanalisi è una, il sogno è un evento neurale, diciamo così. La prospettiva antica del sogno è quella allegorica, la prospettiva moderna del sogno è quella interpretativa psicoanalitica. Potremmo dire che La prospettiva contemporanea del sogno è neuroscientifica, è un evento neurale che però, siccome il nostro cervello è anche e contemporaneamente la nostra psiche e la nostra mente, si realizza attraverso circuiti neurali che partono con delle scariche dal tronco encefalico, ma implicano integrazioni a livello della corteccia, implica integrazioni a livello dell'amigdala, dell'ippocampo, quindi cognizioni, ricordi, esperienze, resti diurni, immaginazioni. Ecco che il sogno, da fatto concreto di sinapsi e di neurotrasmettitori, diventa una narrazione con una potenza evocativa, simbolica enorme. E questo, la bellezza del sogno è che è anche un grande elemento di incontro tra prospettive. A me piace sempre citare, quando parlo dei sogni, la frase che Pasolini mette all'inizio del Fiore della Mille e Una Notte. Probabilmente è una frase, adesso non mi ricordo, proprio presa dalle Mille e Una Notte, dove dice: la verità non è in un solo sogno, ma è in mille sogni, in moltissimi sogni. Per capire cos'è un sogno c'è bisogno della mitologia, c'è bisogno della religione, c'è bisogno della psicoanalisi, c'è bisogno delle neuroscienze e, abbiamo visto, c'è bisogno della politica.
La bellezza del sognare è che apre tavoli infiniti di incontro disciplinare, ma anche di incontri emotivi, cognitivi, politici, geografici. Il sogno attraversa le geografie, ogni grande mito, ogni grande cultura ha i suoi sogni fondativi. È veramente un carattere profondamente distintivo della relazione interumana. Noi sappiamo tanto sul sogno o c'è ancora tanto da sapere? Sappiamo tanto, molto più di 20 anni fa, molto più di 50 anni fa, ma non sappiamo tutto. E secondo me la bellezza del sogno, in un mondo dove tutto è prevedibile, algoritmico, consumabile in base alle previsioni del tuo gusto, la sua bellezza è che si lascia avvicinare, si lascia conoscere, ma è anche portatore sempre di un enigma, che è un enigma sospeso, no? Tra i neuroni e le funzioni psichiche. E quindi io credo che saper tenere dentro di sé qualche cosa di enigmatico, come forse anche la dimensione del sacro è per certi aspetti enigmatica, sia una grande ricchezza. È un animale selvatico il sogno, si lascia avvicinare, addomesticare, ma poi sta in un altrove, che però è dentro. E credo che questo sia meraviglioso. Fra Marcello, per arrivare ad una società più inclusiva la strada è lunga, eh? La strada è l'unica strada che abbiamo, non ne abbiamo un'altra. O decidiamo che a Santa Lucia o a Gesù Bambino regaleremo un carro armato a ogni bambino, oppure dobbiamo scegliere di percorrere una strada di ascolto, di amicizia, di fraternità, uso termini a me cari, di fraternità. Non abbiamo altra scelta se non quella di guardare a chiunque incontreremo, non qualificandolo immediatamente come un nemico, come un orco che mi viene incontro per ammazzarmi. Non siamo nemici gli uni contro gli altri, siamo esseri umani. Veniamo da un atto d'amore, io da credente dico, noi veniamo dal cuore di Dio. E solo se riconosciamo questa origine, solo se riconosciamo la traccia della bellezza di Dio in ogni volto, noi potremo continuare a stare insieme, se no moriremo di guerre. Calcolate e rivestite di buonsenso terribilmente brutale. La compassione è la forma più alta di intelligenza. Il preoccuparci del destino di ogni creatura è la somma espressione di intelligenza. Io credo che il futuro nostro sarà un futuro bello nella misura in cui coscientemente, scientificamente, religiosamente, tutte le religioni insieme, politicamente decideremo che però questo è possibile, non è solo un sogno per bambini che sognano ad occhi aperti, come qualcuno potrebbe dire di noi. Da questo punto di vista però ritengo che il tempo è poco e non abbiamo altra strada. Grazie Fra Marcello, grazie Vittorio Lingiardi, grazie a tutti voi per essere stati qui. Grazie.